con Jorit stiamo facendo tante cose in città per la creatività urbana e la street art, e questo mi riempie di orgoglio perché è un modo per portare messaggi forti, bellezza anche in luoghi complicati. E poi oggi sono particolarmente lieto di dare il benvenuto nella nostra città a Ilaria, perché seguo Ilaria da molti anni e so quanto è stata ed è determinante per la giustizia e la verità di una pagina ignobile e criminale che ha contraddistinto la storia istituzionale del nostro paese, cioè la morte e l'omicidio di Stefano Cucchi. Quindi è una testimonianza che ho portato sin dall'inizio, quando non ero ancora sindaco di Napoli. Poterlo fare anche oggi qui nella mia città, nella nostra città, da sindaco, è il segno che questa città è una grande sede di giustizia. Sono convinto, lo dico con sincerità, che se non ci fosse stata Ilaria, ovviamente con i suoi collaboratori, con l'avvocato Fabio Anselmo, che ho anche avuto modo di conoscere e di apprezzare, la verità non si avvicinava. Questo non vuol dire che la verità l'abbiamo, ma finalmente il muro di gomma istituzionale sporco di sangue si sta rompendo, e anche queste opere d'arte servono moltissimo a scuotere la coscienza degli indifferenti, perché gli indifferenti hanno un ruolo fondamentale certe volte per far vincere il male. Quindi oggi è una bella giornata, perché in questo luogo della città abbiamo delle immagini così straordinariamente belle che toccano il cuore e spingono alla partecipazione civile e all'impegno democratico.